Buongiorno a tutti, io sono Martina Maiolo, sono una studentessa del liceo Maria Gaetana Agnesi di Merate. Ho frequentato quest'anno la classe quarta linguistico e sto partecipando al progetto di PCTO, Web Astronomia presso l'Osservatorio Astronomico di Brera Merate. I miei tutor sono la professoressa Monica Scaccabarozzi del liceo Maria Gaetana Agnesi e invece la dottoressa Maria Rosa Panzera dell'Osservatorio Astronomico di Merate. Nulla, oggi parliamo del satellite Neil Girls Swift, scusate per la mia pronuncia. E questo progetto ha compiuto 10 anni nel 2014, perché è nato appunto nel 2004, e quindi la mia prima domanda è come è nato questo progetto? Dunque, il progetto SWIFT è nato in realtà sulle ali del successo di un altro satellite, completamente italiano in questo caso, che si chiamava Beppo Sachs, era un satellite italiano con una piccola collaborazione dell'Olanda, che tra le altre cose che aveva scoperto anche la prima controparte dei cosiddetti dei gamma ray bursts. Cosa sono? Sono delle esplosioni cosmiche potentissime, che successivamente si è capito che segnalano o la morte di una stella massiccia, quindi l'esplosione di una stella, quella che siano più note al pubblico come supernove. Alcune di queste supernove danno origine anche a una cascata di raggi gamma molto potenti, diciamo sono le esplosioni cosmiche più potenti dell'universo dopo il Big Bang. Sono sorgenti che sono rimaste molto enigmatiche per motivi che adesso non abbiamo tempo a spiegare, ma ci sono voluti decenni per capire che cos'erano, ed è stato proprio Beppo Sachs che ci ha permesso di capire che cos'erano queste esplosioni che durano pochissimi secondi, da meno di un secondo, dal millesimo di secondo a qualche decina di minuti. Quindi per questo è che era difficile capirli, perché poi sparivano e non si riusciva a trovare le controparti nella banda ottica o nelle bande più classiche dell'astronomia. Queste sono state scoperte nei raggi gamma, raggi molto potenti, come sapete, ancora più potenti dei raggi X, e che si possono studiare solo dallo spazio, per questo che si fanno i satelliti, perché da Terra non si vedono questi raggi gamma, per nostra fortuna, altrimenti le nostre cellule verrebbero irrimediabilmente danneggiate da questi raggi. E quindi si è pensato di fare un satellite che sfruttasse ancora di più, che avesse le caratteristiche di Beppo Sachs ancora più accentuate. E Beppo Sachs era caratterizzato da avere a bordo più di uno strumento e quindi aveva una sensibilità su una grande spettro della banda dello spettro elettromagnetico. Quindi, come sapete, noi i nostri occhi vedono l'ottico, ma i fotoni vanno dal radio fino ai raggi gamma. E l'altra caratteristica che aveva Beppo Sachs era di poter essere ripuntato sui tempiscali di qualche ora. E questo ha permesso di capire diciamo, cominciare a svelare queste sorgenti, e quindi, come dicevo, ci ha permesso di capire che erano le controparti di esplosioni di stelle molto potenti, e dall'altra i gamma ray si dividono in due categorie. Questi sono chiamati lunghi, lunghi perché durano qualche minuto. I corti durano meno di 2 secondi. Con Beppo Sachs i corti non si riuscivano a studiare. Quindi cosa si è fatto? Si è pensato di fare Beppo Sachs, che avesse una caratteristica ancora più sensibile sullo spettro elettromagnetico ancora più largo, quindi che andava dall'ottico fino al gamma, che fosse ancora più rapido. Beppo Sachs ripuntava su tempiscali di qualche ora. Abbiamo visto che queste sorgenti, i gamma ray bursts di per sé, durano pochi minuti, quindi ci voleva avere un satellite ancora più rapido nel suo ripuntamento. E quindi si va di fare un satellite che ha queste due caratteristiche. Per farlo si è messo insieme un gruppo di scienziati degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e dell'Italia, in particolare del nostro osservatorio. L'idea è nata, se vuoi, la cosa più interessante là, è nata da una persona che era in volo dagli Stati Uniti al Giappone, si chiama Nick White, che è una persona con cui io tra l'altro ho collaborato quando lavoravo per l'Agenzia Spaziale Europea, quindi fine anni 80. E lui ha telefonato dall'aereo sia all'allora direttore del nostro osservatorio, il professor Chincarini, e anche agli inglesi, perché in Italia avevamo a disposizione degli specchi già pronti e in Inghilterra avevano a disposizione i rivelatori da mettere al piano focale, questi specchi già pronti. Quindi questo permetteva avrebbe dato la possibilità di costruire in tempo molto minore un nuovo satellite con queste caratteristiche. E quindi il là è proprio stato dato da queste telefonate fatte su un volo tra gli Stati Uniti e il Giappone, e da lì poi è partita tutta
La trafila, che vuol dire preparare una proposta, mettere assieme un gruppo di persone che si dividono, decidono cosa fare e come fare. Si fa una proposta alle agenzie che finanziano, in questo caso è la NASA. E poi è stata sottomessa la proposta, è stata accettata e quindi poi si è sviluppato il satellite, ma magari di questo ne parleremo più avanti. Grazie. Quali sono invece le caratteristiche di questo satellite? Allora, in parte le ho già un po' illustrate perché è stata l'idea con cui è nato, quindi le caratteristiche di Swift hanno accentuato ancora di più quelle che erano le caratteristiche dei satelliti BepoSat. Quindi è sensibile a bordo tre strumenti, non solo uno. Di solito un satellite apporta a bordo un grosso strumento, poi magari qualche strumento ancillario. Invece, in questo caso ne abbiamo tre, tutti e tre molto importanti. Un cosiddetto strumento a maschera codificata che è sensibile ai gamma e agli X-duri. Un telescopio X. Cosa vuol dire il telescopio X? È un telescopio che è capace di fare immagini nella banda X. È molto difficile fare immagini nella banda X, non è come i raggi ottici. Quindi, insomma, c'è poi. E noi lì abbiamo dato il nostro contributo, quindi magari ne parliamo più avanti. E l'altro telescopio ottico ultravioletto. Allora, a parte l'ottico, tutto il resto si può fare solo dallo spazio. La risoluzione ultravioletta a terra non arriva, gli X non arrivano e i gamma non arrivano. Quindi, questi tre strumenti è necessario metterli in orbita. Quindi a bordo tre strumenti molto importanti. E l'altra caratteristica è che un satellite, pur essendo molto grosso, pesa 1,5 tonnellate, quindi più di 15 quintali, ha la capacità di ripuntarsi in pochi secondi. Diciamo qua, l'altra fila delle osservazioni di Swift sono queste. Scoppia un gamma ray burst nel cielo. La maschera codificata, che è uno strumento che vede una parte molto grossa del cielo, più di un sesto del cielo viene visto simultaneamente in ogni istante da questo strumento. Se scoppia un gamma ray burst, lui se ne accorge da solo, viene tutto fatto a bordo, non c'è intervento umano, proprio perché non ci sarebbe il tempo e non ci permetterebbe di essere così rapidi. Se si accorge che è scoppiato un gamma ray burst, ne studia le caratteristiche, ne calcola la posizione grossolana, diciamo. Sulla posizione, le unità di misura sono minuti d'arco, che però adesso è difficile stare a spiegare. Diciamo che lo colloco dentro uno spazio che è grande come una monetina, ok? Nel cielo. Quindi è abbastanza accurato, ma non tanto, perché se poi facciamo osservazioni molto sensibili, dentro quello spazio ci stanno centinaia di sorgenti cosmiche. Quindi poi è difficile andare a capire qual è. Quindi lui la trova. Calcola questa posizione, il computer di bordo del satellite fa una serie di calcoli, dice: posso ripuntare il satellite in quella posizione lì? Perché dei tre strumenti, uno ha un grande campo e vede un sesto di cielo, gli altri due, che sono dei telescopi, hanno un campo di vista molto più piccolo, dell'ordine di un grado, quindi grande più o meno come la Luna, forse anche meno. Allora, questi due però sono molto più sensibili a questi strumenti, sono quelli che poi ci permettono di capire veramente la caratteristica della sorgente. Quindi noi vorremmo mettere la sorgente vista dall'altra parte del cielo nel campo di vista di questi due strumenti, che vuol dire riorientare il nostro satellite portando questa sorgente dentro questi due telescopi. Quindi il computer di bordo calcola la posizione, vede se si può puntare, perché ad esempio se è troppo vicino al Sole non si può puntare, altrimenti bruceremmo i nostri strumenti, e se sì, si ripunta. Tutto questo viene fatto in meno di 5 secondi, quindi in meno di 5 secondi deve vedere che è scoppiato il gamma ray burst, calcolare la posizione, decidere se vale la pena puntarlo, decidere se si può puntare, cioè se è sicuro puntare, e lo ripunta. E lo ripunta e deve ristabilizzarsi. Allora, questo non è semplice puntare un satellite, perché non è come prendere una corda alla scrivania che lo sposti. Nello spazio non abbiamo la gravità, non abbiamo l'attrito. Quindi lui lo sposti 1,5 tonnellate, poi decide di fermarsi, tende a oscillare prima di bloccarsi. E si sposta, di solito i satelliti vengono spostati molto lentamente. Invece, in questo caso, il satellite si sposta in un attimo, fa pum, proprio di colpo si sposta e si stabilizza. Quindi questa è un'altra grande peculiarità di questo satellite, che è unico nel suo genere. Questo è stato reso possibile perché è stata sfruttata la tecnologia sviluppata dagli Stati Uniti in ambito militare, che poi loro hanno usato anche per scopi civili. Poi in questo caso senza sapere comunicare a noi dettagli tecnici proprio per mantenersi. Adesso lo sappiamo a distanza di 20 anni, ma all'epoca, quando si facevano le riunioni, si parlava di queste caratteristiche. Noi europei, pur essendo parte della NATO e quindi alleati, dovevamo uscire perché questa era informazione
secretata, diciamo, al momento, all'epoca. Quindi questa è una crescita satellite, si insegue su una grande banda e si ripunta in pochi secondi e comincia a prendere informazioni utili entro pochi secondi dello scoppio del gamma ray burst. Ok, invece quali sono i successi che sono stati raggiunti grazie a questo progetto e attualmente dove siamo arrivati? Allora, SWIFT ha avuto tantissimi successi, è veramente una missione molto fortunata. Ci sono le pubblicazioni, le scoperte più importanti di solito vengono comunicate su delle riviste prestigiose che sono quali Nature e Science, le due riviste scientifiche, non solo per l'astronomia, per la biologia, per la medicina, per la chimica, per tutte le attività di ricerca, i risultati più importanti vengono pubblicati su queste riviste. Di solito se ne fanno una, due, tre, quattro su queste riviste per una missione. SWIFT ne ha fatte già un centinaio di pubblicazioni su queste due riviste, proprio perché ne ha trovate tantissime. Quindi io ti dico solo le cose più importanti, diciamo. SWIFT, proprio per le sue caratteristiche e anche per la flessibilità, tipicamente per decidere che un satellite smette di fare quello che sta facendo, appunto una nuova sorgente, se ti va bene ci vuole un giorno e mezzo. L'altra flessibilità di SWIFT è questa, che se anche un altro satellite, un altro telescopio, qualcun altro con altre osservazioni scopre una sorgente molto interessante, chiede a SWIFT se può osservare con SWIFT, perché magari è sensibile in altre bande. E questo può essere fatto anche su tempi scala di minuti e ore. Quindi questa è l'altra versatilità del satellite, che quindi ha avuto un impatto, è nato per studiare il gamma ray burst, ma ha avuto un impatto su tutte le sorgenti astronomiche variabili. Si chiama una nuova branca Time Domain Astronomy, il dominio dell'astronomia temporale, quindi in modo di dire all'inglese che le nuove sorgenti che variano. Le stelle che noi vediamo nel cielo ad occhio nudo, se tu ogni sera lo guardi, vedi che c'è sempre le stesse configurazioni, sono sempre le stesse sorgenti. Ma ci sono tante altre che invece variano, che spesso sono quelle più che ci usano di più a capire cosa sta succedendo a queste sorgenti, e su questo gli ha avuto un impatto enorme. Allora, cominciamo. È stato fatto per studiare il gamma ray burst. Un'altra grossa peculiarità di SWIFT che non ho detto è che di solito per fare una nuova missione ci vogliono dai 15 ai 20 ai 30 anni. SWIFT, quando è stata pensata, quando è stata messa in orbita, sono passati 5 anni. Un altro successo enorme. Questo è stato reso possibile proprio dal fatto che alcuni strumenti erano praticamente già pronti. Questa famosa telefonata fatta dall'aereo era proprio perché per fare il telescopio X la parte più complicata sono gli specchi e il rivelatore. E gli specchi, come detto, noi italiani li abbiamo già pronti perché li avevamo sviluppati per un'altra missione, e gli inglesi avevano già pronti la camera del piano focale. Quindi quello che ci voleva 10 anni a svilupparlo li avevamo già guadagnati. Il telescopio ottico ultravioletto, anche lui, era già pronto perché l'avevano sviluppato per un'altra missione e non era una coppia uguale. Quindi in questi casi, questo è quello che ci ha messo di fare questo test in 5 anni. L'ha fatto per studiare il gamma ray burst. Allora, cominciamo dal gamma ray burst. Queste esplosioni cosmiche che emettono un sacco di raggi gamma, che all'inizio furono scoperte queste sorgenti perché la gente studiava i trattati antinucleari, perché gli americani spiavano i russi gli americani, che non facessero esperimenti nucleari nello spazio, perché quando fai esplodere una bomba atomica c'è anche un rilascio di tanti raggi gamma. Quindi così sono stati scoperti. Volevano cercare che non ci fossero esperimenti nucleari, si sono accorti che c'erano delle sorgenti gamma nel cielo. SWIFT ad oggi ne ha studiate più di 1400 e ha avuto un impatto enorme sulla comprensione di queste sorgenti, andando ben oltre quello che aveva. È come se fossimo una cipolla, no? Sachs aveva iniziato a scoperchiare le parti più esterne e noi abbiamo scoperchiato fino all'interno. Ad esempio, ci si pensava che queste sorgenti hanno il picco di luminosità quando esplodono, poi mano a mano vanno a diminuire, perché è come se tu avessi un'esplosione che poi si decade, come anche quando esplode una bomba atomica, poi si fa un famoso fungo, poi decade e tutto si spegne. Secondo una linea, diciamo, una caduta linea retta. Invece si è visto che nelle prime fasi iniziali, nei primi secondi, poi minuti e ore, l'andamento è molto più complicato, c'è una decaduta ripidissima all'inizio, quindi si passa da, che ne so, una cosa che vale 1 milione a una cosa che vale 100, 3 o 4 ordini di grandezza più bassi. Poi c'è una fase piatta e poi di nuovo tende a cadere. Da lì in poi, dopo una decina di ore, cade come pensavamo che doveva cadere prima di studiare le prime ore che non avevamo mai visto,
grazie a Swift abbiamo visto questo andamento molto più complicato. Per di più, sovrapposto a questo andamento, ci sono delle altre mini esplosioni, diciamo, sempre molto potenti, ma rispetto all'originale, diciamo, un fattore 100 più basse. Poi parliamo sempre di cose enormi, eh? Diciamo che un gamma ray burst, quando esplode nel cielo, è la sorgente più luminosa che c'è, sovrasta tutto il resto del cielo. E la supernova, quando esplode, è la prima, è associata, è brillante come tutta la galassia. La galassia, tieni presente che ci sono 1.000 miliardi di stelle, una galassia come la nostra. Ecco, una sola sorgente per pochi minuti è brillante come tutto il resto. Comunque, dicevo, sovrapposte a queste sono delle altre esplosioni, quindi è una fase molto, molto movimentata, molto caotica, che ci ha permesso di capire i meccanismi di emissione che gli stanno sotto e cosa sta succedendo in questa sorgente che esplode. Per di più, avendo studiato così tante, ne abbiamo beccate anche qualcuno molto peculiare. In particolare te ne segnalo due tipi. In un caso abbiamo visto la stella che esplodeva mentre stava esplodendo. Di solito le supernove, come le vediamo, no? Si accende una sorgente nel cielo, diciamo, guarda, c'è una nuova sorgente. Nel Medioevo ne abbiamo visto una anche a occhio nudo, che è rimasta visibile per alcune settimane, e poi mano a mano va a spegnersi. Poi te ne accorgi solo dopo. In questo caso qua, invece, Swift sta guardando quel campo lì e ne ha beccata una proprio mentre stava esplodendo. Prima non c'era niente, vedi che sta esplodendo. Perché cosa succede? Che l'esplosione avviene nel nucleo della sorgente, della stella. Attorno allo stellone c'è ancora tutta la maggior parte della sua massa e il suo inviluppo. L'onda d'urto dell'esplosione mano a mano avanza e spazza via tutto quello che trova davanti, fino a che buca la parte esterna della stella, esce dalla superficie stellare, quella che vediamo attorno, e da lì poi noi cominciamo a vedere il jet, il gamma ray burst. Quello che succede dentro più non lo vediamo. In questo caso noi abbiamo proprio visto, mentre stava bucando lo stellone, che è uscita, si chiama shock breakout, cioè la rottura, diciamo, la rottura dell'inviluppo esterno della stella. In inglese shock breakout, ma insomma, poi immagino che tu sai, anche tu abbastanza l'inglese. Quindi questo è un primo risultato molto importante. Un'altra cosa peculiare sono i cosiddetti gamma ray burst ad alto Z. Questi lampi gamma ad alto Z. Siccome sono sorgenti molto potenti, come quando tu accendi una lampadina in una stanza buia, ti fa vedere cosa c'è nella stanza. Noi questi sorgenti li usiamo anche per questo scopo. La radiazione che dalla stella giunge fino a noi illumina tutto quello che trova lungo il suo percorso. Quindi noi, studiando questa radiazione, riusciamo a capire cosa c'è anche in mezzo. Quindi riusciamo a capire le caratteristiche dell'ambiente che c'è attorno al gamma ray burst, quindi nella cosiddetta galassia ospite, perché queste esplosioni avvengono in galassie, possono venire anche nella nostra, ma sono molto rare, quindi quelle che noi vediamo e quelle che succedono in altre galassie. Quindi ti fa capire più o meno le caratteristiche della galassia ospite e poi anche di tutto quello che trova dalla galassia ospite a noi. Allora, siccome sono molto luminose, si è capito fin dall'inizio, questi gamma ray burst sono così potenti che noi le riusciamo, se ci sono, li vediamo anche quasi all'origine dell'universo. Perché tu sai che guardare lontano vuol dire guardare indietro nel tempo. Siccome la luce viaggia a una velocità finita, mano a mano che lei viaggia arriva a noi, il tempo passa. Quindi, ad esempio, la luce che lascia il sole, quello che noi vediamo adesso sulla Terra, dal sole è partito 8 minuti fa, 8 qualcosa minuti fa, perché il sole è molto vicino. In questo caso la radiazione è partita milioni di anni fa, miliardi di anni fa. Ne abbiamo visto uno che ha viaggiato per più di 10 miliardi di anni e è esploso quando l'universo aveva meno del 10% dell'età attuale. E di queste sorgenti ne abbiamo visto una decina e sono molto interessanti proprio perché ci permettono, noi riusciamo a studiare l'universo quando era bambino. E dice, come era fatto quando era bambino? Noi pensiamo che sia fatto così, ma è vero, no? Perché ci sono le teorie e ci sono le misure. Le misure sono fondamentali per farci capire se quello che abbiamo immaginato o pensato poi è vero. Studiamo cosiddette così importanti che ora si stanno studiando nuove missioni con caratteristiche simili a Swift, ma anche diverse, che enfatizzano soprattutto le caratteristiche che ci servono per vedere questi GRB a così alto Z. Perché poi, se noi lo scopriamo, sappiamo dove puntare anche tutti gli altri telescopi che stiamo nel frattempo costruendo. Ad esempio, noi stiamo costruendo un telescopio ottico da 40 metri. Se tu sai che lì c'è una sorgente interessante, sai dove puntarlo, altrimenti non sai dove puntarlo. Quindi,
si stanno studiando satelliti che scoprono questi sorgenti che esplodono quando l'universo era molto giovane, per sapere dove andare poi a fare le osservazioni profonde di quella parte del cielo per capire l'universo giovane. E infine un altro terzo risultato che, se vuoi, ti segnalo è il cosiddetto tidal disruption event, quindi la rottura di una sorgente. Tu sai che ci sono i buchi neri. Allora, i buchi neri, dice la parola, hanno una concentrazione di massa talmente alta che da quella zona lì del cielo non esce più niente e diventa un buco nero. Tutto quello che c'è gli capita dentro e non viene fuori nulla. Qualcosa di fuori, insomma, adesso diciamo che viene fuori nulla e si vede nero. Ce ne sono dei molti massicci al centro delle galassie. Ad esempio, nel centro della nostra galassia c'è un buco nero che ha qualche centinaio di milioni di masse solari. Quindi un milione di soli raggruppato in una zona molto piccola al centro della nostra galassia. Questa massa ha un'attrazione così forte che se una stella gli passa vicino, se non si muove, se non corre abbastanza velocemente, la cattura, gli gira attorno e se la magna. Ma non è che sparisce, no? Quindi l'attrazione è talmente forte che la spacca, la spezza in vari pezzi che poi gli cadono dentro. Ecco, con Swift abbiamo visto un paio di eventi in cui questo stava succedendo. Quindi una stella che si è avvicinata troppo al buco nero centrale di quella galassia. Quindi ovviamente è un evento catastrofico che produce un sacco di radiazione e noi abbiamo visto questa radiazione. Di questi eventi se ne sono visti anche altri, ma nel nostro caso siamo stati fortunati perché abbiamo visto anche la formazione del getto relativistico. Quindi da queste sorgenti, in alcuni casi, che ruotano molto come una trottola, sull'asse di rotazione buttano fuori particelle, raggi cosmici molto elevati e accelerati. E noi abbiamo visto che la formazione di questo oggetto, che era una delle cose più difficili per noi da riuscire a modellare e capire. Una volta che l'oggetto si è formato, riusciamo a capire come funziona e come evolve. Sono enormi, hanno delle dimensioni, riescono a estendersi, riescono a mandare della materia collimata fino ai bordi della galassia, quindi per centinaia di migliaia di anni. Però, come forme, perché rimane collimato quando nasce, questo non lo sappiamo ancora bene. Siamo stati fortunati a vedere un paio mentre proprio si stavano formando e quindi questo, se ne è un buon campione, ti permette anche di capire questa fase iniziale molto critica. Quindi diciamo questi sono i risultati, se vuoi, più importanti, che ripeto, ne ha fatti tantissimi. E la cosa più importante, diciamo, ha veramente rivoluzionato il nostro modo di vedere il cielo e di vedere sorgenti variabili, capire come sono fatte e quante ce ne sono. Va bene, molto interessante. Come prossima domanda invece vorrei capire qual è il contributo che questo progetto ha ricevuto dall'INAF e dall'osservatorio e poi qual è il tuo ruolo all'interno di questo progetto. Allora, come dicevo, è una collaborazione a tre. I player principali sono tre, gli Stati Uniti, l'Italia e l'Inghilterra. L'Italia cosa ha fornito? Innanzitutto, uno degli strumenti, forse il principale strumento dei risultati che ha trovato Swift, è il telescopio X. Allora, ripeto, la radiazione X è che è un telescopio che fa immagini nella banda X. Come tu sai, i raggi X sono quelli, ad esempio, che noi utilizziamo negli ospedali per fare le radiografie, proprio perché sono molto energetici, penetranti, penetrano il nostro corpo, vanno a sbattere contro le ossa, che invece sono più solide, quindi in quel caso lì vengono assorbite dalle ossa, e tu fai un'immagine e vedi, quindi lo scheletro, oppure a seconda dell'energia che utilizzi puoi vedere lo scheletro o parti diverse del corpo umano, muscoli, parti molli, meno molli, eccetera. E però appunto il fatto che penetrano ti fa dire che è difficile fare un'immagine. L'immagine che facciamo la radiografia è perché dietro metti una lastra e vedi l'ombra sulla lastra, non hai focalizzato i raggi X. Quindi c'è una tecnica particolare per cui anche i raggi X si possono collimare. Quindi non vengono riflessi come uno specchio, ma li devi fare cadere quasi parallelamente allo specchio. Si chiama incidenza radente, un angolo piccolissimo, un grado, due gradi, quindi rimbalza sulla superficie. È come quando tiri un sasso sulla superficie, sull'acqua. Non so se hai mai fatto le gare per far rimbalzare i sassi. Se tu tiri il sasso piatto sulla superficie dell'acqua, questo rimbalza e fa anche due o tre rimbalzi. Se lo tiri normale, lui cade dentro l'acqua e va giù, non è che rimbalza, ok? Ecco, noi facciamo rimbalzare i raggi X due volte, mettendo insieme uno specchio che ha una superficie paraboloide
altro iperboloide, ma ad occhio nudo non lo vedi questa superficie, vedi come se fosse un cilindro, rimbalza su questo cilindro due volte e poi va a focalizzare qualche metro più avanti. Nel caso di Swift la focale è di 3 metri e mezzo. Quindi ci sono questi specchi che devono avere una precisione assoluta, devono avere una superficie levigatissima. Cioè la rugosità che ci sono su questi specchi è paragonabile alle dimensioni dell'atomo. Quindi noi riusciamo a portare superfici, diciamo, liscissime. Tu quando vedi uno specchio lo vedi è liscio, ma in realtà noi andiamo centinaia di volte meglio di quello lì, perché altrimenti non riusciamo a far rimbalzare i raggi X dove vogliamo noi. Rimbalzo si dice scattano e l'immagine viene tutta caotica. Invece se sono molto accurati si fanno rimbalzare nel fuoco. Poi ce ne mettono tanti uno dentro l'altro, come sono nest, sono dei cilindri concentrici. Ogni cilindro ha una superficie riflettente, questo per aumentare ancora di più l'aria. L'Italia ha fornito gli specchi per il telescopio X. Quindi noi siamo, il nostro osservatorio ha sviluppato una tecnologia insieme a un'industria che si chiama Medialario, che è proprio nato studiando gli specchi di Beppo Sas, questo famoso satellite che ho detto all'inizio, per cui Swift è nato grazie alle risultati di Beppo Sachs. Su Beppo Sachs c'era un telescopio X e questi furono i primi specchi realizzati dall'Istituto INAF. All'epoca non era il nostro osservatorio all'inizio, ma era l'OIAS che sta a Milano, che anche lui è un istituto dell'INAF. L'Osservatorio Astronomico di Ivrea fa parte dell'istituto più, si chiama Istituto Nazionale di Astrofisica. Ci sono 17 istituti, 12 osservatori e 5 istituti ex CNR. Uno di questi sta a Milano. La tecnologia degli specchi è iniziata lì, poi si è spostata all'osservatorio perché la persona che all'epoca l'ha sviluppata, il professor Citterio, che ora è in pensione, si è spostato qua da noi. E tutto questo è formato insieme a un'industria all'epoca proprio artigianale, un piccolo artigiano che prima no si è espanso e che poi ha sviluppato queste tecnologie che erano utilizzate per tante missioni, anche dell'Agenzia Spaziale Europea, anche dalla NASA, anche dai tedeschi, ad esempio. Al momento c'è un altro telescopio lì, si chiama Irosite, che è in orbita, è una collaborazione tedesca e russa, ma gli specchi per quello strumento lì sono stati fatti dalla stessa ditta che lavora insieme a noi, che ha sviluppato questa tecnologia, che poi l'ha applicata adesso per questi altri satelliti. Quindi noi all'osservatorio abbiamo sviluppato su un progetto finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con questa ditta, abbiamo costruito questi specchi che adesso sono a bordo dei satelliti Swift. Per il telescopio X. In più l'Italia fornisce la stazione di terra, quella che serve per comunicare con satellite, quindi mandare su e ricevere la telemetria, che è dell'Agenzia Spaziale Italiana e sta a Malindi, che è in Kenya. Adesso è diventata anche una famosa stazione turistica, ma 40 anni fa, quando hanno fatto le prime stazioni lì, non c'era proprio niente. Perché sono lì? Perché sono vicino all'equatore. Allora, per vari motivi ci sono alcuni satelliti, ad esempio Swift, che vengono messi in orbita equatoriale, cioè stanno vicino all'equatore. Se tu lo inclini, ci sono quelli geostazionari che stanno sempre fissi sopra una certa posizione, ruotano velocemente come la Terra, quindi noi li vediamo fissi sopra di noi. Altri invece che sono orbite più basse e che fanno un giro intero intorno alla Terra in 90 minuti. Ad esempio, la stazione spaziale dove vanno sugli astronauti ha una di queste orbite, anche lei 90 ogni 90 minuti fa un giro intorno alla Terra. Quindi ci passa sopra. Allora, in caso di Swift, l'orbita è inclinata di 23 gradi, poco intorno all'equatore della Terra, quindi è equatoriale. Questo per motivi, diciamo, di sensibilità, perché intorno nell'atmosfera terrestre c'è una zona molto rumorosa. Quindi se si sta intorno all'equatore il background, cioè il rumore di fondo che è visto sullo strumento è più basso e quindi ci permette di essere più sensibili. È come quando fai una foto, se sei disturbato, c'è troppa luce o sei accecato non riesci a vedere l'oggetto. Questo è uguale. Quindi avere una stazione di telemetria vicino all'equatore è importante perché tu vedi sempre il satellite per tempi più lunghi, diciamo. Se avessi una stazione qua in Italia lo vedi solo alcune volte e per pochi minuti. All'equatore riusciamo a vederlo anche per 15 minuti, 20 minuti durante l'orbita di 90 minuti. Quindi hai più tempo per comunicare. Quindi l'Italia aveva il vantaggio di avere questa stazione quasi equatoriale a Malindi e quindi viene utilizzata da Swift per le comunicazioni. Quindi noi
perché il satellite cosa fa? Lui osserva nei 90 minuti e accumula le informazioni a bordo. Quando vede la stazione, la manda a terra. Nel frattempo tu gli mandi sui comandi e gli dici cosa fare. Dopodiché tu per 90 minuti, diciamo 70 minuti, non lo vedi più, l'orbita dopo lo vedi per altri 20 minuti e fai le nuove comunicazioni. Ecco, in Italia finito questa stazione qua. Quindi questo in più, proprio perché abbiamo partecipato alla costruzione e anche forniamo la stazione per comunicare tutti i giorni con il satellite, noi partecipiamo anche alla gestione scientifica del satellite. Tutti i giorni lavorativi, sabato, domenica no, alle 3 ci si collega, come facciamo io e te adesso, in teleconferenza in questo modo, ci sono gli americani, i colleghi americani, i colleghi inglesi, gli italiani, si guarda cosa è successo nel giorno precedente, dice fino a, nelle 24 ore precedenti cosa è successo, e si fa un po' la somma di tutte le cose, si vede cosa fare, a volte magari ci sono dei problemi, perché la stazione ha dei problemi, non è comunicato, poi il satellite c'è qualche anomalia a bordo, eccetera. Si decide cosa fare e poi si viene fatto un piano di osservazione che viene caricato a bordo. Quindi noi partecipiamo anche alla gestione scientifica e allo sfruttamento ovviamente dei dati scientifici, perché poi alla fine noi non è che ci interessava costruire il satellite, ci interessava costruirlo per utilizzarlo. È come quando compri un'auto, la compri perché poi ci vuoi andare al mare, in montagna, a fare la spesa, al lavoro, eccetera. Quindi, Ok, invece come ultima domanda invece, come mai il satellite Swift è stato ribattezzato nel 2019 con il nome attuale Neil Gerz? allora, il nome attuale è The Neil Gerz Swift, Neil Gerz Observatory. Ha mantenuto all'inizio poi la Swift perché ormai Swift era diventato talmente popolare, talmente famoso che non possiamo. Perché di solito il nome ai satelliti vengono dati appena dopo il lancio. Il lancio ha successo nel giro dei primi mesi, dice ok, adesso questo satellite lo chiamiamo con questo nome. E spesso si seguono dei nomi di astronomi o di personaggi che hanno dato un contributo fondamentale in ambito astronomico o ha dato un contributo alla problematica che quel satellite vuole studiare. Nel caso di Swift non è stato così, si è chiamato Swift per più di 10 anni, poi purtroppo è successo che il PI di Swift, che era Neil Gerz, che era un ricercatore della NASA, che diciamo il PI sta per Principal Investigator, è diciamo il capo, il comandante della nave. Se vuoi, prendiamo questi satellite Swift come la nave, è il comandante, poi c'è tutto, c'è il maggior, ci sono i vari ruoli più o meno importanti. Purtroppo lui si è ammalato e nel giro, tumore pancreas, nel giro di pochi anni è morto. E quindi il gruppo, il team ha pensato, e lui aveva dato un contributo molto grande, è stata veramente una figura molto importante per Swift. E quindi ci è sembrato giusto dargli quel nome, è stata una proposta fatta dalla NASA e ovviamente tutto il team era favorevole, le varie agenzie, quindi il riconoscimento a Neil è stato dedicato a questo satellite. Bene, grazie. Le domande sono finite. Grazie al dottor Tagliaferri per aver risposto a queste domande, a questa intervista. È stato molto Ok, interessante. grazie a voi, spero di essere stato abbastanza chiaro, nel caso potrete chiedere ulteriori dettagli.